Amici di Globus Television, buonasera a tutti da Edoardo Barbera e Giovanni Melfa. Ancora una volta qui dal Pala Catania in compagnia di Giovanni Melfa, che è tornato con noi dopo il sport, dopo le prime giornate di questa stagione di Serie A, e nuovamente qui con me per seguire la meta Catania Brico City, che quest'oggi affronterà la Lollo Caffè Napoli in gara 2 valida per questi quarti di finale scudetto di Serie A. Giovanni, stiamo vedendo un Catania che aveva iniziato male la stagione, adesso si è ripresa alla grande, ha terminato al quinto posto in una stagione dove bastava la salvezza per considerarla già positiva, adesso questa gara 2 dove bisogna fare davvero un miracolo per cercare di andare avanti in questa competizione. Beh, oggi la meta Catania si deve regalare la cosiddetta ciliegina sulla torta, vincere contro Napoli gara 2 e portare alla belle partenopei. Penso che sia un'opera fattibile, un'impresa senz'altro, ma che questa meta Catania comunque è in grado di poterci regalare. Una squadra che ha avuto un suo crescendo, che è partita, come hai detto bene tu, in sordina e anche con delle prestazioni accompagnate dalla sfortuna ma anche dall'inesperienza di questa categoria, però poi strada facendo è uscita allo scoperto ed è riuscita a recuperare il gap iniziale. Oggi ci sono i presupposti veramente per poter vedere una meta Catania in grado di poter battere Napoli. Secondo te quanto può influire l'infortunio di Spindola e un Costantino non molto in forma dopo il rientro con la nazionale? Beh, Spindola è un giocatore fondamentale per la meta Catania, ma credo che la squadra etnea ha un roster di buon livello, quindi gli altri giocatori sono in grado di poter, come dire, colmare quella che può essere l'assenza di Spindola. Grazie Giovanni, noi ci risentiremo all'intervallo di questa sfida tra meta Catania Brico City, Lollo Caffè Napoli, e poi successivamente con le parole dei protagonisti. Allora, a risentirci, a più tardi.
Ritmi elevati in questo primo tempo e Meta Catania che conduce 3-1 sulla Lollo Caffè Napoli. Giovani, abbiamo visto una buona Meta Catania in questo primo tempo, peccato per il gol subito a 51 secondi dalla fine di Dimas. Sì, peccato per il gol di Dimas, però tutto sommato abbiamo visto una Meta Catania convincente, un primo tempo giocato in maniera ottimale, tutta la squadra ha retto abbastanza bene e credo che questo sia un vantaggio meritato. Peccato per il gol di Dimas, però di fronte c'è una squadra come Napoli che ha dimostrato di essere una squadra abbastanza coriacea, ma questa Meta Catania lascia ben sperare per la ripresa e siamo, come dire, abbastanza convinti e ottimisti che possa portare a casa gara 2. Qualche errore di troppo, soprattutto nelle prime fasi di gara da parte della Meta negli ultimi metri, può ripercuotersi in maniera negativa secondo te sul secondo tempo? Ma inizia un'altra partita nella ripresa, Napoli aumenterà il forcing offensivo, dovrà per forza di cosa recuperare, la Meta Catania non si deve disunire e non deve subire quella pressione psicologica della squadra che deve gestire il risultato favorevole. Credo che sarà fondamentale in questa ripresa giocare molto bene in tutti i reparti e non scendere alle provocazioni dei partenopei. Grazie Giovanni, allora noi ci risentiremo al termine delle partite con le parole dei protagonisti e la nostra consueta chiusura. A dopo!
Capitan Musumeci, una stagione, andando prima a parlare di tutto questo campionato che la Meta Catania ha fatto anche al di sopra delle aspettative iniziali. Si partiva da una possibile salvezza, un Catania che invece fino ad ora si è giocato lo scudetto fino a mezz'ora fa. Guarda, hai detto già tutto tu. Abbiamo fatto un campionato ad altissimo livello, nessuno all'inizio ci credeva, ci credevamo però noi e quello era l'importante. Abbiamo fatto grandissime cose, oggi nonostante la sconfitta abbiamo fatto una grandissima partita contro una grande squadra, eravamo con assenze pesanti, avevamo assenze pesanti, un gruppo come il nostro le risente, mancava Pedro, Jack, Sebi, quello poi alla lunga li sente. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, il secondo tempo siamo partiti un po' maluccio, però poi piano piano siamo riusciti ad uscire e poi comunque il Napoli è una grande squadra e poi alla prima occasione ti punisce e così è stato. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Tiago, rammarico per questa partita, con 3 gol avanti vi siete fatti riprendere, ma alla fine ha fatto sì l'esperienza Napoli, ma un Catania che sia in questa partita e sia nel corso di questa stagione ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto con chiunque. Sì, penso sicuramente una sconfitta che fa male, perché poi si chiude la stagione, però sicuramente è quello, è un Catania che è cresciuto tantissimo nelle stagioni. E è dimostrato giocando non solo contro le squadre di sotto la classifica, come giocando a viso aperto con quella di sopra la classifica. Quindi c'è poco da dire, siamo cresciuti tantissimo. Abbiamo anche visto molto provato alla fine del match, ma possiamo dire che in fondo ci poteva stare questa sconfitta, considerando che Napoli forse ha anche più esperienza in Serie A. Guarda, nel calcio a 5 è così, i portieri avranno sempre qualche lavoro da fare, principalmente quando giochi contro una squadra con tanta qualità come il Napoli. Però sulla sconfitta, sul bello di questo sport è che niente è detto, quindi sicuramente fa male e adesso ci tocca andare avanti. Mister Samberi, io inizierei da questa serata, sicuramente negativa anche se si era messa bene per voi, 3 gol di vantaggio sono stati ripresi, le chiedo se secondo lei è stata per qualche disattenzione sotto porta o per qualche assenza di troppo, considerando Azzoni e Spindola che sono infortunati in queste ultime settimane, o per l'esperienza in Serie A da parte di Napoli? Guarda, io credo che sia per tutti e 3 fattori che tu hai citato, quindi sia per inesperienza, le assenze chiaramente per noi sono state abbastanza importanti e ci sono state alcune disattenzioni che hanno condizionato la gara. Quindi sono 3 fattori, proprio per un'analisi perfetta, 3 che hanno condizionato la partita. Peccato perché avevamo disputato un primo tempo importantissimo, forse uno dei migliori della stagione, che purtroppo quando si va in vantaggio 3-0 con una squadra così forte bisogna saper gestire. Invece abbiamo subito quel gol, uno a 40 secondi alla fine del primo tempo e uno a inizio secondo tempo, che chiaramente hanno condizionato la partita. Le chiedo come ultima domanda per questa sera, ma anche per questa stagione ormai, che voto dà la sua squadra da 1 a 10? Guarda, io credo che il 10 rappresenti la perfezione, quindi lasciamola stare, però credo che 9,5 questi ragazzi se lo meritano per quello che hanno dimostrato, tutte quante le partite giocando a viso aperto contro qualsiasi tipo di avversario, e quindi credo 9,5 per la stagione. Grazie mister. Termina qua dunque la stagione della Meta, Catania Brico City vince alla fine Napoli col risultato di 5-3, rammarico perché la Meta si fa recuperare i 3 gol di vantaggio nel corso della prima frazione di gioco, il Napoli sicuramente ci ha messo esperienza, Giovanni, Catania forse ha un po' avuto un momento di stallo, di deficit nella ripresa, così come era accaduto nel primo tempo della gara 1. Beh, mi sembra che nella ripresa la Meta Catania ha sofferto, ed era quello che avevamo paventato, il forcing offensivo dei partenopei, un roster per certi versi limitato anche dalle assenze di Azzoni e di Spindola, ha determinato un rendimento che non è stato comunque lineare dei due tempi. Abbiamo visto un primo tempo una Meta Catania quasi perfetta, mentre purtroppo
ha perso quello smalto nella ripresa, complice anche Napoli che ha veramente subito riaperto le danze con quel gol dopo nemmeno 15 secondi d'inizio della ripresa da parte di Dimash, che ha rimesso in discussione la partita, e di conseguenza poi la pressione da parte dei campani è stata incessante e ha pagato per loro. La metà Catania comunque esce a testa alta da questi playoff facendo, come dire, un riepilogo di quello che è accaduto. Mi sembra di poter dire che è un campionato tutto sommato molto positivo, un quinto posto nella regular season, un quarto playoff contro Napoli che comunque sulla carta ha molto più rispetto alla metà Catania, come primo anno nella massima serie italiana di calcio a 5. Devo dire che è un'annata molto soddisfacente, io darei un bel 7,5-8 a questa metà Catania. Grazie Giovanni allora per essere stato qui con noi, approfondiremo sicuramente giovedì alle 18:30 nella nostra consueta puntata di All Sport. Ricordate di essere presenti, seguiteci per sapere le altre news che ci saranno in questa settimana nella meta Catania Brico City. Da Edoardo Barbera e Giovanni Melfa è tutto, io ringrazio anche Claudio Lonero che ha seguito con me la stagione di Futsal fino alla scorsa settimana e quest'oggi non è stato presente per motivi personali, ringrazio anche il signor Fazio che con le sue riprese ci segue da inizio stagione, e con questo buona serata a tutti da Edoardo Barbera e buona continuazione con i nostri programmi di Globus Television.